Cari amici, bentornati nel nostro appuntamento di Sempre Curiosa. Questa è la seconda parte e oggi parleremo insieme di musica. Chi sarà il nostro ospite di oggi? Lo scopriamo subito insieme. E allora, ecco che intanto iniziamo a vedere le facce dei nostri ospiti. Diamo il benvenuto a una giovane cantante che si chiama Chiara De Lorenzo e il suo agente, cantautore, che si chiama Agostino Poggio. Ciao ragazzi! Ciao a tutti. Allora, è un piacere avervi qui con noi su Sempre Curiosa. Oggi parliamo e promuoviamo un po' questa giovane e bellissima ragazza, appunto, che si chiama Chiara De Lorenzo, cantautrice. Ma il discorso di autrice lo sviscereremo un po' più tardi. Parliamo un po' del tuo percorso musicale. Quindi, Chiara, giovanissima, 19 anni, come hai iniziato questo percorso musicale di cantante? Allora, innanzitutto ciao a tutti, il mio percorso artistico è iniziato 3 anni fa, sono seguita dal mio promoter Agostino Poggio. Sono qua, sì assolutamente, e Chiara ha incominciato, per essere proprio precisi, ha incominciato a gennaio del 2019, comunque sì, come ha detto lei, quasi 3 anni fa, ha iniziato a fare dei contest, e fra cui i più importanti sono stati Fuori Classe Talent, del patron Ivano Trauer, Sciassidi, che salutiamo, a Tortoretto Lido in Abruzzo, ed è stata provinata sempre da grandi nomi della discografia e della musica italiana. Citiamo Dario Salvatori, che conosciamo tutti, che è un critico musicale importantissimo, che lavora per la RAI da veramente da mezzo secolo, e lavorava con Arbore ad alto gradimento parecchi anni fa. E sta andando bene. Beh, siamo contenti. Ho letto, che hai ottenuto già anche dei bellissimi risultati, quindi sì, concorsi, ma so che appunto hai ricevuto dei premi, e quindi le soddisfazioni arrivano. Chiara, cosa dici? Esatto, certamente ho davvero avuto delle bellissime soddisfazioni, sono veramente molto contenta di questo artistico. Il canto è veramente la mia passione più grande, quindi veramente contenta. Ecco, senti Agostino, dimmi. Sono curiosa di sapere appunto come hai scoperto Chiara. Allora, un amico d'infanzia mi ha segnalato Chiara, e l'ho fatta esordire, l'ho buttata, come si suol dire, nella bocca dei leoni, perché appunto il 12 gennaio 2019 ad Arquata Scrivia, a una clinica che ha fatto Riserva Sonora, e c'erano appunto, c'era Marco Mori, che è un discografico genovese che conoscete di sicuro, e un altro un promoter importante che si chiama Franco Iannizzi di Roma, e l'hanno ascoltata. Lei, nonostante fosse giovanissima, è salita sul palco e ha cantato benissimo, e aveva cantato Cherofobia di Martina Tivi, e oltretutto si era già distinta, perché comunque Chiara, una molto importante che ha una dote naturale e che ha una voce particolare ed originale, perché comunque la discografia non vuole cloni, perché gente che magari ragazzi che cantano benissimo ce ne sono aiose in Italia, però sono tutti un po' omologati, sono un po' tutti cloni di loro stessi, ecco. Invece vero. Chiara ha subito dimostrato di avere una personalità importante, poi durante questo percorso ha iniziato a scrivere. Ma ne parliamo fra pochissimo. Ne parliamo fra poco, okay. Ago. Hai parlato della sua voce particolare, e allora noi siamo già curiosi di ascoltarla, così anche i nostri videoascoltatori. Quindi andiamoci a vedere subito il video di Sei una parte di me, e poi quando rientriamo in studio parliamo appunto di questo percorso anche come autrice. Restate con noi. Sono sola in questa stanza, manchi solo tu adesso, qui tra le mie braccia. Il tuo respiro sul mio collo, mentre mi mordi le mie labbra, e mi sussurri all'orecchio che vuoi solo me e non vuoi nessun altro. E sono le tue labbra che mi baciano ancora, mentre mi guardi negli occhi e mi dici voglio te per sempre, la mia testa sul tuo petto,
due baci sul mio corpo. Tienimi forte, non lasciarmi andare. Il mio posto preferito è stare accanto a te. Io ci sarò a qualsiasi cosa accada. E se la mia forza, il mio mondo, tu sei che mi completi. Queste le immagini del video Tu sei una parte di me di Chiara De Lorenzo, la nostra ospite di oggi qui in Sempre Curiosa, una giovane cantante genovese che con questo video certifica anche il suo esordio come cantautrice, vero Chiara? Certamente. Senti, parliamo di quelle che sono le tue aspirazioni. Cantare e scrivere sono quello che vorrai fare in futuro? Sì, certamente cantare e scrivere è veramente la mia passione più grande. Da poco ho iniziato a scrivere delle canzoni. Quando, diciamo, ho delle aspirazioni, anche quando sono da sola in casa, quando ho delle aspirazioni mi metto a scrivere e veramente... E poi escono fuori le parole e la musica. Senti, invece so che questo brano, questo singolo, il tuo primo singolo, ha ottenuto veramente tantissime visualizzazioni, quindi un grandissimo successo per essere il primo. Certo, veramente non me l'aspettavo decisamente, veramente ha raggiunto tante visualizzazioni in poco tempo, 2 settimane poi è uscito il mio primo singolo d'esordio e veramente sono molto contenta dei risultati. Beh, diciamo che questo anche grazie al tuo agente che è lì vicino a te, Agostino Poggio, che sicuramente certo. Si sta prodigando affinché questa tua carriera sfoci al successo. Ma sì, ci proviamo. Diciamo che il risultato più grande, riagganciandoci al discorso dei concorsi, comunque i concorsi sono sempre finalizzati per trovare un'etichetta discografica che ti supporti e ti produca nel migliore dei modi. E Chiara, nonostante abbia solamente 19 anni, ha già firmato il suo primo contratto discografico con la Tilt Music Production di Ciro Imperato, che è un'etichetta che ha sede a Londra ed è distribuita a Sony. Perciò diciamo che l'inizio è più che promettente, quindi siamo molto soddisfatti, assolutamente. Certo, ecco, questo è il genere che vorrai mantenere per il resto della tua carriera, quindi un pop melodico? Certo, sì, un pop melodico. E c'è, sì, qualche, proprio... c'è qualche cantante italiano o anche straniero che ti piace, che magari ti ha in parte ispirato a questa tua carriera artistica? A me piace moltissimo Elodie, infatti ho cantato recentemente nei concorsi un suo brano, Tutta colpa mia, e veramente come cantante mi ispira molto, ovviamente anche altri cantanti che mi piacciono molto come Lisa, Risa, che veramente fanno generi musicali molto... molto belli, molto che mi ispirano. Ecco, noi nel frattempo abbiamo visto anche un po' di foto tue, molto carine, e tu sei presente anche sui social, ovviamente, perché un artista, come si deve, non può mancare dai social, da internet, per poter essere raggiunto dai propri fan. E infatti vediamo insieme quali sono i contatti di Chiara De Lorenzo, così che voi che ci state guardando possiate andare a cercarla.
Vediamo su Instagram, la trovate su @ Chiara A. De Lorenzo _ e poi su Facebook @Chiara De Lorenzo Fan Club. Se volete contattare il suo agente, Agostino Poggio 333-2816173. In questo caso, magari chissà, per ingaggiarla per qualche concerto, qualche evento, cosa dici Agostino? Assolutamente sì, poi peraltro Chiara è di Genova e di Pegli, perciò voglio dire, noi siamo, Genova è una città bellissima, siamo qua sul lungomare, perciò siamo propensi a qualsiasi collaborazione, ovviamente seria, e che qualsiasi persona che ci possa, che ci voglia contattare e voglia collaborare con noi, noi siamo disponibili. Che progetti hai per il futuro di Chiara? Ma allora, Chiara adesso appunto sta continuando a crearsi il suo background, perché comunque un artista, per poi, come si suol dire nello slang degli addetti ai lavori, per poter spaccare deve essere pronto, deve essere corazzato. E Chiara appunto ha fatto parecchi concorsi, parecchie performance in tutta Italia, adesso siamo reduci da un gran galà che si potrà sentire su Radio Italia anni 60 domenica pomeriggio. Poi siamo stati al gran galà del festival a San Marino, adesso faremo altre cose e poi sicuramente l'etichetta come a supporto la presenteremo il prossimo anno ai vari talent, amici, X Factor e a Saremo Giovani. E allora noi dobbiamo fare veramente tantissimi auguri a questa cantante giovanissima che ha il futuro di fronte a sé e che sicuramente sarà glorioso, sarà pieno di soddisfazioni. Ciao Chiara, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, ciao Joy, ciao Bruno. Ciao Agostino, ciao. Agostino Poggio, l'agente di Chiara. Ciao. Ebbene, oggi abbiamo parlato quindi di musica e siamo costretti però a salutarci perché la puntata di Sempre Curiosa purtroppo termina qui, ma non disperate perché comunque torneremo ancora. Restate aggiornati consultando anche le nostre pagine, per esempio su Facebook Sempre Curiosa e su Instagram Sempre Curiosa Blog. Se volete contattare la nostra redazione semprecuriosa@gmail.com, proprio se avete da suggerirci qualche argomento e qualche curiosità. Un bacio a tutti voi e alla prossima puntata. Grazie anche al nostro regista Bruno Santoro. Ciao a tutti, un bacio da Joy.